Strauss' aim is to produce false justification for the war crimes of NATO committed in Yugoslavia. Ci interessava raccontare il luogo e raccontare come sono state condotte le indagini. Per questo motivo abbiamo chiesto di avere accesso all'archivio del tribunale e comprende oggetti di varia natura, oggetti trovati sulle scene dei crimini, trovati durante le esumazioni di fosse comuni, oggetti invece che sono relativi alle indagini, quindi documenti, nastri. Cercare di raccontare questa realtà di questo tribunale, il primo tribunale per crimini di guerra che è stato istituito dall'ONU. Quindi un'esperienza unica, un'esperienza controversa, che però non era mai stata raccontata dall'interno. La nostra idea era quella di cercare appunto di andare oltre l'immagine ufficiale che il tribunale dà di sé. With this exhibition we try to grasp the stories that are inside of the ICTY. Normally you only see the judges, the prosecutors and the defense lawyers, and what we did was something completely different. We talked with the interpreters, the investigators, translators, and these people really tell the story of international justice from behind the scenes. One of these interpreters, he said, the people back home, my family and friends, they continue with their lives. The war is over already for 25 years. But as I'm working for the institution, for the tribunal, I am confronted with these terrible war crimes every day. So the war didn't finish for me.